Provo a dire nel modo più semplice, anche un po' rozzo, possibile, attraverso quali passaggi proverò a dare uno sguardo sulla follia. Partendo da questo, chi non fa i conti con la follia è completamente folle. Punto uno. Punto due. Se si fanno i conti con la follia, si può diventare terribilmente folli. Non sono due inizi molto rassicuranti. Sono salvagenti che sembrano palle di piombo. Ma la terza è più rassicurante. Noi siamo biologicamente attrezzati per fare i conti con la follia. Si può dire anche molto di più. Siamo talmente biologicamente attrezzati che nella vita normale accade ininterrottamente il contatto con quello che chiamiamo follia. Quarto e ultimo punto, questo è veramente molto rinfrancante. Chi ne esce bene da questo confronto, contatto, scontro con la follia, ne esce infinitamente potenziato. Di questo si occuperanno Giacomo, facendoci vedere come un confronto molto violento e potente, ma capace di contenimento, con la follia genera i nostri capolavori. Non c'è nessun'opera d'arte che non abbia questo contatto profondo, terribile, frustrante, dolorosissimo con la follia. E chi ne viene fuori ha una grande capacità di contenimento, ha una grande creatività. E tutte le volte che vediamo un'opera d'arte, forse pure in quel luogo di morte della creatività che è la scuola, non dovremmo mai perdere di vista quanta incandescenza ci sia lì dentro. Quanta forza di fare i conti con la parte più nevralgica della psiche umana. E infine Francesco si occuperà del nostro totem, Jung, che questo confronto con la follia lo ha compiuto in termini veramente terribili, con dei risultati estremamente creativi. Io mi occupo dell'altro, cioè di quella specie di confronto con la follia che ci riguarda, che lo sappiamo o no, partendo da, se partisse, ok, questa che è una delle più celebri e decisive frasi alla fine della 31ª lezione di introduzione alla psicoanalisi. Il penultimo periodo che scrive Freud è questo: so es war, dove l'es era. L'es è il modo con cui da Nietzsche, Freud in poi chiamiamo la follia. Quello che Foucault ci descrive come il linguaggio escluso, il comportamento escluso, la eterodossia, la blasfemia, il libertinaggio etico, di pensiero, la stregoneria, finisce dentro questa parola, che nasce proprio tra Nietzsche e Freud, che significa ciò che è escluso, ciò che è perturbante, ciò che è inaccettabile. Freud lo chiamerà ciò che è processo primario, e qui si situa una bomba dentro la nostra tradizione. Su questo parlo dopo. Soll ich werden. Deve l'io arrivare, venire,
Chiunque abbia studiato un po' di psicoanalisi sa che a lungo l'interpretazione corrente di questa frase è stata: l'io bonifica l'inconscio. L'io, attraverso le strategie che quell'apparato infernale che è il setting clinico di Freud ha pensato, ospita i processi inconsci, li porta alla coscienza, in qualche modo li redime da quella terribile effetto destabilizzante che avevano, e in qualche modo lo modificano. Da 30 anni a questa parte sta prendendo piede un'altra interpretazione, veramente più decisiva, sicuramente più vicina all'intenzione di Freud, dove era l'es, lì, dice Lacan, deve arrivare l'io. Anzi, non dice das ich, dice ich. Allora l'io non è un'entità, è una funzione. Non so se mi sono spiegato, mi spiego meglio. In questa seconda accezione, quella logica, che è la logica sommersa dell'inconscio, diventa il punto d'arrivo dell'io, che si trova a fare i conti con una logica che lo sovrasta, che lo soverchia e a cui deve pagare conto. Andando avanti diventerà più chiaro. Quello che la prima cosa che volevo dire è come comunque questo confronto comporta sacrificio, destabilizzazione, un certo contatto con la sofferenza. Però, dicevo poc'anzi, se uno non lo fa, cade preda di quello che Lacan chiama la jacquardie, la iocrazia. Recalcati dice che è ironico questa frase, è tutt'altro che ironica, è apocalittica. Perché quando Lacan parla di jacquardie intende dire che se uno si arrocca sull'io, espelle tutto quello che non è razionale, consapevole, certificato, eticamente condiviso, eccetera, eccetera, e già dicendo questo, sto dicendo che sta coltivando una sua idea di io e di razionalità, dice Lacan, diventa Narciso e Caino. Il mondo si fa idiota, si rimpicciolisce, o il mondo si fa per lui luogo di assassinio permanente. È l'intolleranza. L'io non ha un centro in se stesso. L'io è come una cipolla. Clinicamente ormai sappiamo, e sono tante le cliniche che ce lo dicono, quella kleiniana, bioniana, lacaniana, ormai è quasi ineludibile, che quando diciamo io, ci dimentichiamo, per vivere dobbiamo farlo, di essere la sovrapposizione di tante identificazioni. Noi lo sappiamo quanto labile sia l'io che dice l'io. Basta cambiare poco, basta cambiare persona che hai di fronte, situazione, tempo della vita. E l'io che dice l'io non è più l'io di prima, ma l'io che si arrocca su se stesso è veramente, e dico apocalitticamente, perché si misura bene la quantità di violenza che questo scatena. Narciso o Caino. Le muraglie cinesi. C'è una bellissima definizione di Baricco della muraglia cinese. Serpentone di pietre e di follia. Penso che lo sappiano bene tutti quelli che hanno a che fare con degli io forti. Parole come pietre, usate in modo di stupidissima materialità, come fossero certe, come fossero cose, è la follia. È quella che infliggono anche a chi sta intorno, è quella che infliggono a chi ascolta.
la violenza di tutti i sistemi identitari feroci. Non so se avete presente quel bellissimo raccontino di Kafka, La Tana. La Tana è il magistrale racconto del rintannarsi della vita. Kafka immagina questo esserino, forse un roditore, forse un architetto. Kafka fa così, è un architetto e un roditore, e con le zampine, col muso soprattutto, avendo paura di un sibilo, di un nemico fuori, scava gallerie, cunicoli, piazze forti, l'attrezza con riserve di cibo. E intanto spera, gode di questa sua tana, ma in realtà ne è ossessionato. Sente sempre il sibilo, il nemico è ovunque. La tana si estende, e più si estende più ha paura, perché sa che più estende questa tana, più è perforabile da qualunque punto. La iocrazia, le nevrosi, le psicosi sono tane. E la vita si rinchiude lì dentro, a difendere l'io o il ruolo. Una stupenda battuta di Lacan è: il folle che si crede re è un folle, ma il re che si crede re è altrettanto folle. Il re che si crede re, cioè ancora una volta la corazza identitaria, l'arroccarsi sulla persona, direbbe Jung, il credersi il ruolo che si svolge. Io sono il direttore dell'ospedale. Immaginate uno che crede di essere il direttore dell'ospedale e basta, come si rapporta al mondo da direttore dell'ospedale, cioè insopportabile. Punto 2 allora, che succede quando accettiamo questo confronto? Nei termini alti, aulici, si dice, Jung specialmente usa questo termine, Laus einander der Sesung. È meglio dirlo in tedesco, perché Sesung, einander Sesung, significa tante cose, finalmente tante cose, le parole si aprono. Confronto, lotta, conflitto, condivisione. Forse ci avviciniamo a quello che intendevo dire all'inizio, quando spiegavo della deriva della frase di Freud. Neuroscienze e psicanalisi insieme vanno lì. Se c'è un personaggio di fama mondiale che maggiormente porta lì questo discorso è Antonio Damasio, che da anni, a livello mondiale, è uno dei massimi divulgatori dello stato dell'arte delle neuroscienze. Quello che ci dice più o meno è questo, ce lo dice molto bene, in modo molto analitico, nello strano ordine delle cose. Noi abbiamo tutte le caratteristiche che avevamo quando eravamo batteri. Noi rispondiamo agli stessi processi omeostatici. I precursori di tutti i nostri comportamenti, di tutti i nostri processi mentali, ha nelle fasi evolutive biologiche delle anticipazioni fedelissime. Certamente abbiamo sviluppato il pensiero diretto, ma il pensiero diretto non può svincolarsi neanche per un attimo, neanche in linea teorica, dal substrato fisico. Noi siamo in tutto e per tutto la composizione di forze che sfociano nel pensiero. Il pensiero può dirigere, organizzare, ritardare, differire, ma non è padrone in casa propria, diceva Freud. Damasio lo dice con più forza.
Anzi, dice spesso che il concetto di inconscio di Freud è piuttosto limitato. Anzi, si dovrebbe, forse recuperando il Freud più ardito, più sperimentale, pensare che c'è un'altra logica alle porte, che le scienze umane hanno fatto la loro storia e che va rifondato l'uomo sulla base di un concetto che è molto diverso, perché l'uomo oscilla continuamente tra, diciamolo in modo epistemologico, tra ordine e caos, e non può farne a meno. Vorrei provare a rendere il discorso chiaro attraverso due piccoli raccontini metaforici. Abi Warburg, che era un grandissimo critico, storico dell'arte, storico della cultura, amava andare a vedere i processi mentali che lasciano poi tracce nella nostra tradizione iconica presso i Pueblo dell'America, degli Stati Uniti dell'America. E c'è un rituale del serpente. Sapete che il serpente, ma anche gli animali, sono in qualche modo il nostro passato che il primitivo cerca per potenziarsi. In questo rituale costruivano un disegno molto geometrico, cosmologico, sulla sabbia, dopodiché scagliavano i serpenti. Il disegno ordinato, geometrico, la cosmologia, poi prendono un fascio di serpenti, lo abbattono sulla sabbia, i serpenti distruggono il disegno. La valenza simbolica è patente. Quasi tutti facciamo così ogni tanto, certe volte in modo clamoroso, ma quasi tutti ogni tanto abbiamo un ordine che ci sta stretto, una vita razionale che attende di essere spaccata. Secondo raccontino, stavolta è di Meltzer, uno psichiatra americano. Una paziente racconta un sogno. Deve preparare una cena, allestisce la tavola, mette le posate, gli viene in mente di differenziare le posate, gli viene in mente che gli ospiti sono di più, gli vengono in mente mille complicazioni. A un certo punto pensa, ma è impossibile, e pensa, sulla fine del sogno, avrei bisogno di un apparecchio particolare. Ora, cosa significa il sogno è ovvio, ma volendo posso dare una piccola testimonianza personale. Quando si parla alle persone, quando si pensa a cosa dire, si aprono infinite vie. Fai riferimento a quello che sai, che conosci, che vorresti dire, e le vie si aprono all'infinito. E ti viene un momento in cui, scambiavamo qualche mail qualche giorno fa, dici, lasciamo stare, è impossibile. Io non so se scatta l'apparecchio, ma è difficile dire cos'è l'apparecchio che pensava la donna. E qua convergono davvero tutti i grandi tradizioni psicoanalitiche. Converge Jung, con Bion, con Lacan, perché è molto facile dire lui pensa questo, l'altro pensa quest'altro, un tubo. C'è una convergenza pazzesca su questo. C'è un momento in cui questa ridda di prove, tentativi, sconcerte di fronte alla realtà. La realtà è sconcertante, la realtà è paurosa. Non sappiamo un tubo, ma veramente un tubo. L'uomo di fronte alla realtà è inerme, gli arriva da tutte le parti. Mettete insieme la descrizione del mondo di Rovelli con quella di Damasio e vedrete che non sappiamo nulla del mondo esterno e del mondo interno. Noi siamo esserini fragilissimi che aspettano per vivere che una qualche selezione di quello che vedono nella realtà ed essendo di loro possa procedere, possa funzionare. Certamente è proprio la dialettica fra le due metafore
che noi viviamo. Il nostro passare continuamente da uno stato in cui accettiamo l'ordine delle cose, accettiamo noi stessi come potessimo dire io. Un momento in cui questo crolla, questo ha un crollo, e se si regge questo crollo, se la realtà che si vede si amplia, questo è estremamente benefico. La vita psichica passa da lì, è quello. Platone aveva intuito benissimo che la follia ha un continuum, è in un continuum. La distinzione tra follia umana e divina la lasciava ai retori. Nel Fedro lo dice in modo esplicito. I retori si sposteranno sull'una idea di follia o sull'altra per avallare le loro tesi. Ma Platone, il mondo greco, il mondo classico in genere, in qualche modo aveva questa apertura verso la dimensione del transito inevitabile che facciamo dentro la destabilizzazione della realtà, della razionalità. Rispetto a Platone, oggi abbiamo nuovi oggetti, nuove parole. Ecco, se Platone usava la parola divina legandola alla follia della mantica, della poesia, della profezia, dell'eros, noi abbiamo alcuni strumenti interpretativi, nuovi oggetti. Per Jung è quella malattia creativa di cui ci parlerà Francesco. Jung lo dice di essere vissuto in mezzo a fantasmi, di essere stato visitato proprio da concrete psicosi, di essersi ancorato dalla vita di alto borghese svizzero, aver passato ore e giorni dentro uno stato di psicosi, di aver accettato il Widersinn, il non senso, e sul non senso addirittura c'è una delle più belle frasi di Jung: la vita è folle e significante, e non, se non si ride della sua follia e non si riflette sul senso, la vita è piccola, inutile, ha poco senso e poco non senso. Poco non senso significa che il non senso devi viverlo, affrontarlo, starci dentro. Bion è il più tecnico, il più aritmetico, il più matematico, il più algebrico. L'apparecchio di cui sognava quella donna, la paziente di Meltzer, lui te lo monta, ti fa vedere che cos'è. Gli dà anche un nome, la funzione alfa. Prova a dirlo nel modo più semplice che mi riesce. Di fronte a quel mondo inconoscibile, un tempo erano gli gnostici che pensavano così, che veniamo gettati in un mondo che ci sconcerta. Oggi, se non siamo folli, sappiamo che il mondo è sta roba qui. Quando l'esserino viene al mondo, questo sconcerto lo vive già. E se gli va bene, trova una mamma che accoglie il suo sconcerto, come se pensasse un po' per lui, accogliesse quella sofferenza e gliela restituisce sotto forma di un sorriso, una carezza, una parola. Sono le operazioni che bonificano lo sconcerto di fronte al mondo e sono i precursori di qualunque operazione possiamo fare nella vita di fronte a questo mistero sconcertante. Sentirlo e trasformarlo in qualcosa, in un sorriso sulle cose, in un'attribuzione di senso. Esattamente la stessa cosa di Jung, Widersinn e senso, stessa identica cosa. Lo dice anche Lacan, il concetto è quello. E con Lacan anticipo quello che sarà l'ingresso di Giacomo. Lacan dice:
dice, non lo so, Lacan non è autorizzato nessuno a dire cosa dica, prova a dire quello che ho capito, però alcuni punti sono abbastanza chiari. Lui dice in modo anche più clinico, dice vivere, confrontarsi con la realtà, quella cosa sconcertante, eccetera, eccetera, la realtà, produce traumi. Molto spesso il trauma è inosservato, altre volte lo senti, altre volte ti ferisce e ti taglia, ma il trauma è sempre in questo. Ogni tanto i significanti che abbiamo, cioè le parole per dire le cose, ci mancano. E se ci manca la parola per dire le cose, vedete come è simile al contenitore bioniano, se ci manca quella parola, la realtà ti taglia, ti ferisce. I grandi traumi sono eventi rispetto ai quali le nostre parole non vengono proprio. La realtà è troppo soverchiante rispetto alla tua parola e ti beve. Ma pensate invece a questo. E questo è l'unico modo per salvare il discorso sulla patologia degli artisti, che spiegherebbero l'opera, che è una puttanata veramente iperuranica. Ci sono persone che portano la loro sofferenza, il loro disagio, chiamiamolo pure nevrosi o psicosi, di fronte a una spinta così forte di elaborazione, che è come se il mondo subisse un collasso, un'apocalisse. E una volontà di vivere, in qualche modo, ricostruisce il mondo in modi talmente idiolettici che siamo di fronte alla creatività, al genio, alla forza di dire con parole o con immagini o con musica. Come affrontiamo il trauma? Come lo trasformiamo? Come lo conteniamo? Tutte parole tecniche, non sono semplicemente modi di dire, ma il contenimento è un'operazione tecnica, la trasformazione è un'operazione tecnica. Quel dolore esiste, la nevrosi esiste, c'è ancora, è lì, soltanto che anziché esprimersi in un'ossessione, in una mania, in una psicosi, in un delirio, si esprime in una tela, in una musica, in una letteratura, o in un ascolto. Recupero un attimo Damasio e poi chiudo e lascio parola a Giacomo. La più grande distruzione del disagio della civiltà è la distruzione di quello che Damasio vedeva come il punto fortissimo della catena evolutiva biologica. L'emozione. Senza il supporto emotivo non si capisce niente, non si ricorda niente, non si conclude niente. Sapete che sono 100 anni più o meno di sperimentazione di quello scimpanzé di Kohler, più di 100 anni fa la prima volta. Lo scimpanzé di Kohler quando ha l'insight, perché vede il bastone, la banana e lo sgabello, a un certo punto di colpo capisce che la banana la conquista, se piazza lo sgabello sotto la banana, prende il bastone, gli aggiunge l'altro bastone e colpisce la banana. Guardate che prima di farlo, tutti gli scimpanzé, un po' evoluti che ce la fanno, hanno un brivido di godimento emotivo. Fremono, fanno la capriola. Capite? Vivono la riuscita emotiva prima di esserci riusciti. Noi dovremmo aspettarci questo da uno che cerca di affrontare un compito. Uno fa una prova di latino, poniamo, a un certo punto vedi che rabbrividisce, freme, fa una capriola e gode perché sa che ha capito. Succede sempre così, ovviamente. Torno a Lacan e finisco. Di fronte a grandi eventi
artistici, da grandi creatività espressive. A grandi creatività espressive, siamo davanti veramente al prodigio di questa dinamica. Questa è la danza intorno al vuoto. Lì c'è il vuoto che teme sempre la nostra piccola vita. Lì c'è il vuoto con tutta la quantità di non senso, di frustrazione, di debolezza. Ma se compi il percorso opposto al fuggire, al irrigidire l'io, a godere di nevrosi e psicosi, perché si deve dire così, della nevrosi e della psicosi si gode, paradossalmente, ma è ancora una volta Lacan che lo fa vedere nel modo più chiaro possibile. Quando il nevrotico, lo psicotico cade nella ripetizione, non so, ossessiva, maniacale, ha quel fremito di godimento. Soltanto che la vita si riduce lì. Il grande artista scarica su tela delle cose impensabili. Gli altri non la capiscono, poi ci arrivano dopo. Perché ci arrivano dopo? Perché anche loro lì vicino ci sono stati, magari senza volerlo. Ma quello che ci fa vedere l'arte è quanto il nostro mondo interno, così inerme, ma così capace anche di reazione, di forza, possa in qualche modo fare i conti, non vittoriosamente, ma creativamente, con la follia. Vi ringrazio.